Questa storia non può essere dimenticata, ma deve essere alimentata non solo con il ricordo e con l'impegno, ma anche con la volontà e l'impegno di costruire un nuovo futuro. Tutti quanti abbiamo il dovere di ricordare, ma abbiamo un dovere più grande, e cioè rendere sempre meno grigia, sempre meno violenta, sempre meno cattiva questa nostra terra. Era il 16 luglio del 1944. Alle 10.45 le campane di Arezzo iniziarono a suonare a festa, annunciando a tutti che le forze alleate entravano in città. I tedeschi se ne erano andati, lasciando sul campo nella sola provincia di Arezzo circa 3.000 persone. Quasi 1.000 erano morte nelle stragi, le rappresaglie, le torture, tra cui 34 sacerdoti morti al fianco del popolo che gli era stato affidato. Cogliere il senso di questa presenza commemorativa come un'occasione per rivisitare quegli ideali che vanno oltre la presenza e la logica divisione tra le forze politiche che si bilanciano in quest'Aula, che è il simbolo della libertà e della democrazia. Arezzo ha ricordato il suo 70° dalla liberazione con oltre 50 eventi piccoli e grandi iniziati già a partire dal mese di marzo. Apice di queste celebrazioni la giornata del 16 luglio, che ha visto una messa in cattedrale presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana e una commemorazione nella sala del Consiglio Comunale trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Poi le celebrazioni sono seguite con la deposizione di corone di alloro al cimitero urbano con i suoi 729 caduti, al sacrario di via dell'Anfiteatro e al monumento alla Resistenza. Le celebrazioni si sono poi trasferite a Indicatore al cimitero del Commonwealth, in ricordo dei 1267 caduti alleati.